Finita la parte di Tezuka, abbiamo qui sotto due volumi di Akira Toriyama, due volumi di illustrazioni, ovvero The World Special e Dragon Ball Complete Illustration, La mia vita disegnata male di Gipi, alcuni volumi della serie Graphic Journalism, ovvero Cronache di Gerusalemme di Guy Delisle e Cronache birmane, Persepolis di Marianne Satrapi e No Pasaran di Vittorio Giardino. Poi di Adrian Tomine abbiamo Summer Blonde, che è una serie di racconti che appunto il volume prende il nome da uno di questi racconti, e di Tony Sandoval abbiamo Nocturno con Dedica di Tony Sandoval. Poi abbiamo Nekomajin, sempre di Akira Toriyama, qui abbiamo fatto un po' il reparto Perfect Edition, la Perfect Edition di Jude Lispetri, e dietro c'è quella di Kiseju, oltre ai primi due di Dr. Slump e Harare, sempre la Perfect, i primi quattro di Kiseju e il primo di Mezu Nikkoku. E poi le altre storie brevi di Akira Toriyama, quindi Sandland, Scuola di Manga, Kowa, Kajika, Katsurahira, il manual alla carte che raccoglie le varie storie brevi. E poi le tre opere pubblicate in Italia di Eiichiro Tatsumi, ovvero la più importante è Una vita tra i margini, Tormenta Nera e Lampi. Qui sopra abbiamo Detroit Metal City, la bellissima serie comica di Kimura di Wakazugi, Phantom Stalker Woman, che è del stesso autore di Dragonhead, che è veramente una storia pazzesca, molto molto allucinata e inquietante, e Hokusai, che è la biografia del vecchio pazzo per la pittura, ovvero Katsushika Hokusai, disegnata da Shotaro Ishinomori, che è l'autore anche di Cyborg 009, tra gli altri. Uno degli autori più prolifici della storia del fumetto mondiale, se non il più prolifico. Poi sotto abbiamo cose che non vedo neanche io, quindi adesso mi metto a cecce a terra. Abbiamo Jeff Smith presenta Bone nella edizione definitiva, nel mega volumone ovviamente da 600 kg di Bone. Poi racconti intorno al fuoco, Il mistero della scintilla e la principessa Rosy, che sono sempre racconti o romanzi comunque ambientati nel mondo di Bone. I primi due volumi dell'Omnibus di Gea, di Luca Enoch, devo recuperare ancora il terzo. Sopra c'era Marionette Generation di Haruhiko Mikimoto. Poi qui c'è Gen di Hiroshima, il primo volume, attendo con ansia il secondo. Sopra e sotto poi ci sono le opere che possiedo di Jiro Taniguchi, ovvero Allevare un cane, Gourmet, Garouden, Blanca, Furario, Un cielo radioso, Uno zoo d'inverno, Quanti aerei lontani, il abbastanza raro Icaro, che è l'opera disegnata da Jiro Taniguchi e sceneggiata da Moebius, interrotta purtroppo al secondo volume, cioè proprio incompleta, non è che è interrotta in Italia, non fu mai portata a termine dai due, La montagna magica, La vetta degli dèi, che è uno dei miei preferiti, Kei, che anche questo parla di montagna, Gli anni dolci, molto bello, L'uomo che cammina, un masterpiece, e poi Benkei a New York, e poi qualche opera qui di Katsuhiro Otomo, ovvero Zed, World Apartment Horror, questo di Satoshi Kon, La stirpe della sirena, Memorie di Katsuhiro Otomo e La vista sul cortile di Keiko Ishiguchi. Poi spostiamo all'ultima libreria, dove abbiamo Shonan Junai Gumi, ovvero la prima serie di GTO, il prequel, si può dire il prequel di GTO, ma in realtà no, perché è stato fatto comunque prima, non è stato fatto successivamente. E sì, ho Shonan Junai Gumi, ma non ho GTO, che ho letto però non possiedo al momento. Bad Company, che è un volume di storie brevi, cioè un volume unico. Crime Freeman di Kazuo Koike e Ryuichi Ikegami, una storia tra i super classici del manga. Sanctuary e Strain, il primo volume di It, non ho mai poi completato. Macross 7 Trash, Il destino di Kakugo, Spriggan. Ovviamente qui ci sono le serie. Sono tutte serie complete i cui altri volumi sono dietro per ragioni di spazio. I due volumi dei racconti brevi di Rocky Endo, l'autore di Eden,
I Fiori del Male, molto molto bello, di cui mi mancano solamente, credo, le ultime due. Qui c'è Akaiju, una storia horror molto carina. E i primi set di Emma, che adesso probabilmente ricomprerò in edizione J-Pop, o comunque comprerò gli ultimi tre. Qui c'è Y, l'ultimo uomo completa di Brian Vaughan, e Dottor Morgue, che è una bella storia di due autrici italiane. Poi c'è Full Swing, dell'autore di Kenny Guerriero, Goranson, disegnato da Daishi Matsuse. Una serie in 5 volumi di storie collegate fra loro da piccoli particolari, ma comunque leggibili a sé stanti. Sakuragari di Yuwa Taze, che è una bellissima storia comunque a sfondo relazioni omosessuali. The Legend of Mother Sara di Katsuhiro Otomo, anche qui disegnato da Takumi Nakaguse, non lo vedo, vabbè, è uguale. E qui appunto quella che dicevo prima, l'unica storia pubblicata in Italia di Junji Ito, ovvero Tomie, pubblicata dalla Hazard. E qui un'altra bellissima storia che mi è piaciuta molto, ovvero Gemme in Apollon di Yuki Kodama, con dei disegni delicatissimi, una storia ambientata in un'epoca non molto battuta dal mondo dei manga, che è la fine degli anni 60, se non sbaglio. Abbiamo Renzi la strega e Fremo Vif della stessa autrice, Koi Ikeno, BTX e Saint Seiya Next Dimension di Masami Kurumada, Sunken Rock, i primi 20 volumi di Boichi, e Hotel, che secondo me è l'opera più bella di Boichi, un volume unico su storie futuristiche. Sono 4-5 storie futuristiche molto molto belle. E qui gli altri due volumi unici di Boichi, vabbè, Space Kaiser e Yumin, abbastanza evitabili. Seventh Shakespeare di Aaron Sakuishi, l'autore di Beck. Ah, Beck ce l'ho anche, ma è lì dietro, non ve l'ho fatto vedere. Era dietro a Uchu Kyudai. Un capolavoro, tra l'altro. Qui c'è i primi 15 volumi di L'attacco dei giganti, quelli usciti fino ad ora. Le opere di Brian Lee O'Malley, ovvero La Deriva, l'ultima graphic novel che è Seconds, e i primi 4 di Scott Pilgrim, mi mancano gli ultimi due, Mars, Steam Boy, e qui dietro abbiamo Nirvana dei Paguri, c'era anche Don Zauker di là che non vi ho fatto vedere, e Jeepy, il primo omnibus di Jeepy che raccoglie appunti per una storia di guerra, Questa è la stanza, e Diario di Fiume e altre storie molto, molto tragiche, e i primi 11 volumi dell'Usuraio di Shohei Manabe, di cui anche ho fatto un video, quindi di molte cose non vi parlo neanche tanto approfonditamente, perché comunque ne ho già parlato in altri video. Poi abbiamo Battle Royale, la serie ovviamente tratta dal romanzo di Kaoshun Takami, Kurosagi, dell'autore di MP di Psycho, Golden Boy di quel malato mentale di Tatsuya Egawa. Manga Bomber, veramente molto carino. La figlia dell'Otaku, che è veramente un capolavoro, secondo me, uno dei più bei manga scritti degli ultimi tempi, non solo per quanto riguarda il settore comico, ma in generale. Veramente un capolavoro. Poi Cesare, che è un bellissimo manga, però fermo ormai da tempo, al numero 10, la storia di Cesare Borgia, di Fumio Misorio, disegnato da Dio, però appunto fermo da tempo. I primi 3 volumi di Golgo 13, la selezione dell'autore, mi manca ancora la Reader Selection che comprerò. Lady Snowblood completo di Kazuo Kamimura e Kazuo Koike, da cui è stato tratto poi anche il film e da cui è stato anche ispirato molto Kill Bill di Tarantino. Tutti i volumi tranne uno di Ring, tratti appunto dal romanzo di Koji Suzuki, i primi 4 volumi di Soil. Poi qui abbiamo Fa un po' male, racconti di Niccolò Ammaniti, fumettati. Poi il quinto Beatle, la storia di Brian Epstein, un volume di Alan Moore, ovvero Storia d'amore e di sangue, e L'arabo del futuro di Riyad Sattouf, che è appunto la storia della giovinezza in Medio Oriente, il primo volume. A me queste storie piacciono tantissimo, per quanto riguarda appunto il Medio Oriente. Sopra abbiamo Black Hole, l'opera principale di Charles Burns, e sopra anche Big Baby, sempre dello stesso autore.
E poi di Craig Thompson addio Chuck E. Rice e Habibi è un capolavoro, mi manca Blankets che comunque ho letto, che è stupendo anche quello, e poi Samurai di Masashi Tanaka, l'autore di Gone, un altro capolavoro della graphic novel, ovvero Il Corvo di James O'Barr, e Death Note, la Black Edition inglese, che è molto molto meglio di quella italiana e costa anche meno come edizione. E poi qui abbiamo Fantozzi Forever. Quindi le storie di Fantozzi sotto forma di fumetto e la prima edizione di Preacher della Planeta di Agostini, un capolavoro della violenza, Pulp. Poi qui abbiamo qualche shoujo, ovvero Cortile del Cuore, Marmalade Boy, tutte le prime edizioni, e Cortile del Cuore, quindi Gokinjo Monogatari, l'edizione giapponese. Poi Matsuri Special, in 4 volumi, e i primi 11 di Kurageime di Akiko Yashimura. I 4 volumi di Giorgi, Buonanotte Pun Pun, tutte le altre opere di Nio Asano, quindi Buonanotte Pun Pun, La ragazza che arriva al mare, Solanin, What a Wonderful World, e qui sopra c'è La città della luce, e dietro anche La fine del mondo prima dell'alba, Il campo dell'arcobaleno, e Control-C, che è l'artbook di Nio Asano. Qui abbiamo i primi 7 volumi di Prison School, dietro c'è anche il volume unico di Kaoru Mori. Lo dico sempre al contrario, non so come mai. E QP Soul of Violence di Roshi Takahashi, l'autore di Worst, Kraus, eccetera, eccetera. Qui sopra Mikami, Ali d'Argento sulla Seconda Guerra Mondiale e Ultimi Raggi di Luna di Delia Aizawa. Qui Outtake Japanese Bath di Sueiro Maruo, ovvero come farsi un bagno giapponese di Sueiro Maruo. Piccole storie di Muiro Kito, l'autore di Narutaro. Suicide Club di Osamaru Furuya, La storia di Andre the Giant di un autore americano, non mi ricordo, Brown o qualcosa, Mox Knox di Jean Cornella, Manga of the Dead, che è appunto una raccolta di manga a tema zombie. Qui c'è It's Okay, che era quel fumetto fatto col crowdfunding contro l'omofobia della Rain Books, sempre della Rain Books, Moon and Pride, che è il catalogo della mostra delle celebrazioni di Sailor Moon. Poi Neonomicon di Alan Moore con Jacin Barrows, molto bello. Le nuove origini di Pick Up, il primo numero, e Il mondo dei manga, che è un volume che è uscito dalla Granata Press, e dietro c'è ancora Mikami, altra roba che è dietro, quindi resta lì. Poi abbiamo Chitarra dei Cimiteri, in 3 volumi, l'unica raccolta credo europea di Chitarra dei Cimiteri, che è molto più lungo, ma che è raccolta. I 5 volumi di Devilman, nell'ultima edizione J-Pop con il primo volume Variant, Itsuji no Uta, ovvero Il silenzio degli innocenti di Kei Tome, Kurogane di Kei Tome, Vita da cane di Kei Tome e A casa di Momo di Kei Tome. Poi abbiamo Peacemaker, che è l'ultima opera di Leiji Minagawa, e Destroyer Revolution di Kawaji Mori, che è l'autore di Suicide Island e anche altro. Poi abbiamo Man All di Tatsuya Tsutsui. E qui l'edizione definitiva di Blame, dietro a questi bellissimi Daniel Bryan e CM Punk. CM Punk. Sopra poi abbiamo Blame Academy, che è una raccolta di storie comiche sul mondo di Blame, l'enciclopedia dei mostri giapponesi di Shigeru Mizuki, autore tra gli altri di Nonon Ba, Verso una novella morte e Hitler, sopra l'arte di Andrea Pazienza. E qui abbiamo Batman anno 1 di Frank Miller e Mazzucchelli. Matisse Manga, che comprai appunto al museo di Matisse a Nizza, Razzle di Jeff Smith, la serie che Jeff Smith ha fatto dopo Bone, il primo volume di Manhattan Projects, Cronache dell'isolazionismo di Miguel Angel Martin, Snicked di Tsutomu Nihei e Rughe di Paco Roca, commoventissimo fumetto sull'anzianità. Qui sopra c'è il reparto dedicato a Takehiko Inoue con tutti i vari artbook, alcune riviste giapponesi, gli artbook come Water, il Sumi, il Pepita, l'artbook di Takehiko Inoue sui lavori di Antoni Gaudì e lo Slam Dunk Illustration Book, oltre a della roba che uscì all'epoca per la Planet Manga, ovvero Impact 2000, che conteneva Babyface, una storia. Una storia autoconclusiva di Takehiko Inoue, uno Slam Dunk Poster Magazine e Piercing, che è anche questa una storia autoconclusiva di Takehiko Inoue. Poi abbiamo Buzzer Beater, la storia che
Inoue molto innovativa per l'epoca, che Inoue pubblicò appunto online, tutta colorata a pennarello e poi pubblicata in quattro volumi, ovviamente Slam Dunk nella prima edizione e Slam Dunk nell'edizione Deluxe e poi Real, il capolavoro che sta pubblicando adesso Takehiko Inoue, oltre a Vagabond che è per la maggior parte qui dietro, che abbiamo solamente l'ultimo volume, il 56. Mentre sopra abbiamo i primi due volumi di Sandman Overture, qui c'è il romanzo di Battle Royale di Koshun Takami, dietro c'è Io sono Doshiro, l'autore di Due come noi, Hiroyuki Nishimori, Planetes di Makoto Yukimura, anche questo un capolavoro come la sua ultima opera. Qui sopra c'è La morte di Freddy, che è un volume su Freddy Krueger, e una rivista francese con vari manga, Silent Möbius e roba varia che trovai in un mercatino. Poi abbiamo Mao Dante, la prima serie in due volumi, Masurao, l'avventuriero di Mitsura Adachi, Fortified School, Jinbe di Mitsura Adachi, questo come l'avventuriero è un volume unico, I giganti del mare, dell'autore di 2001 Nights, Yokinobu Yoshino, e Diario del cattivo papà 1, 2 e 3 di Guy Delisle, che fa veramente morire da ridere. E poi, vabbè, possiamo fare una carrellata sopra le varie stronzatine che ci sono, lattine, scatole varie. E questo è tutto per quanto riguarda questa libreria. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate della libreria. Ci sono diverse cose diverse rispetto a quando feci per la prima volta la videocollezione. E niente, fatemi sapere le vostre opinioni e se volete ovviamente che vi parli più nello specifico di qualche opera fra quelle che vi ho fatto vedere. Ah, fatemi sapere anche se vi potrebbe interessare una videocollezione magari dei film che ho in DVD, Blu-ray o anche dei CD musicali per fare qualche cazzata. Tanto non so mai che video fare, quindi potrebbe essere un'idea. È tutto, a presto e ciao!